Voci d'Italia, la lingua italiana parlata dagli italiani. Podcast italiano per stranieri dell'ANILS con il supporto di Löscher e Bonacci Editori. Voci d'Italia quest'oggi ci porta in un luogo molto speciale che è l'asilo. È la festa di fine anno, c'è pieno di bambini, mamme, papà, e noi siamo con le maestre Cinzia e Anna. Allora, questo è un polo sperimentale per l'infanzia. Che cosa significa in pratica? È l'asilo. Esatto, è un asilo che comprende bambini dagli 0 ai 6 anni d'età, quindi comprende l'asilo nido e la scuola per l'infanzia insieme. Dove tutti i bambini, contemporaneamente, diverse da diversità di età, stanno tutti assieme. E secondo la vostra esperienza, che differenza c'è tra la formula classica dove c'è una divisione per anni e invece quando c'è un gruppo tutti insieme? Allora, per i piccoli sicuramente i bambini vanno a imitazione, quindi i piccoli imparano il linguaggio molto prima perché vanno ad imitare i bambini più grandi proprio nel linguaggio, nella quotidianità. Quindi per i piccoli c'è un fattore proprio di crescita più veloce e per i grandi invece un fattore... responsabilità, esatto, molta responsabilità, accudimento. Esatto, accudimento verso i bambini più piccoli, aiuto. Quindi insegnargli come fare le cose, insegnargli la vita quotidiana, proprio come prendere una bottiglietta di acqua, come si beve, come andare in bagno. Il bambino più grande aiuta il bambino più piccolo a lavarsi le mani, l'aiuta ad andare in bagno, quindi condivisione, aiuto. E a proposito di linguaggio, cosa succede? Sicuramente avrete avuto questa esperienza, magari ci potete raccontare. Quando arriva all'asilo un bambino, una bambina che non parla italiano o che parla poco italiano, cosa succede? Qual è l'impatto e il processo di integrazione? Come viene gestito? Sicuramente all'inizio è un po' più difficile in quanto il bambino non conosce bene la lingua, ma visto che sono bambini possiamo dire che il loro cervello è molto elastico, è una spugna, quindi loro imparano molto velocemente e stando assieme ad altri bambini sicuramente è più facile anche per loro imparare la loro lingua. Il nostro approccio è comunque cercare sempre di parlare italiano con loro e cercargli di farli capire attraverso figure, attraverso gesti, semplificando molto il linguaggio, e quindi è una cosa molto bella. E anche nella nostra piccola realtà abbiamo parecchi bambini che parlano altre lingue. E l'interazione tra i bambini in questo caso è una cosa problematica o avviene in maniera... Assolutamente no. Risposta. Assolutamente no, perché comunque i bambini non si fanno problemi, si capiscono anche solo a gesti, si capiscono anche solo con uno sguardo di che cosa vogliono parlare, di che cosa vogliono giocare. Il gioco è gioco in tutto il mondo e non ci sono lingue barriere linguistiche, o quindi assolutamente la stessa identica cosa che parli italiano, che parli un'altra lingua, uguale. Ecco, c'è una cosa che non si può vedere ma la voglio descrivere io. Noi adesso ci troviamo in un asilo, in una struttura che ha una balconata stupenda su dei campi, delle montagne, c'è il lago di sottofondo, abbiamo sentito prima in sottofondo un trattore che passava. Quanto questa natura, questo paesaggio, secondo voi è importante nelle vostre attività, trovarsi in un ambiente così aperto, luminoso? Fondamentale. È molto importante, esatto. Il nostro approccio è molto sulla natura, visto che abbiamo questo bellissimo paesaggio, noi cerchiamo di sfruttarlo al meglio, utilizzando i prati che abbiamo, andando a raccogliere le foglie, prendendo proprio i materiali che la natura ci offre per le nostre attività. Ecco, tra l'altro quest'anno alla festa prima erano stati citati i mesi degli anni, esatto, dell'anno. Esatto. E questo è stato il filo conduttore della programmazione di quest'anno, sì. Cosa vuol dire la programmazione? Come avviene questa? Ogni anno c'è un tema diverso? Esatto, esattamente, ogni anno si crea un tema diverso e in base al tema che si crea ci saranno delle attività basate sulla programmazione. Quest'anno siamo andati a raccogliere le foglie secche per l'autunno, abbiamo giocato fuori con la neve quando c'è stata la possibilità di vederla, siamo andati al mercato che troviamo sotto il nostro asilo per andare a comprare la frutta di stagione, abbiamo fatto attività riguardanti il tutto. Ecco, una cosa importantissima ovviamente sono le maestre e ogni maestra ha il suo superpotere nascosto. Quindi io chiedo alla maestra Anna, qual è il superpotere della maestra Cristina? La pazienza, diciamo che noi siamo molto in sintonia,
ci capiamo al volo, però il suo pregio è appunto la pazienza. E allora chiedo alla maestra Cristina qual è il superpotere della maestra Cinzia, scusa, della maestra Anna. La positività, perché sicuramente più giovane di me, quindi io la pazienza magari me la sono creata con gli anni in più, perché è vero, e invece lei, essendo più, comunque più giovane, anche di carattere molto allegra, dà positività, quindi sicuramente è un bel team. Allora grazie maestra Cinzia, grazie maestra Anna. In conclusione posso chiedervi una filastrocca di quelle che imparano i bambini per imparare per esempio i nomi dei mesi, delle stagioni? 30 giorni con novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Grazie le maestre, alla prossima.